Ciao, benvenuto in questa 15ª prova. Questa 15ª prova è dedicata alle linee di basso, come già quella di prima e anche come quella dopo, ma linee di basso in particolare sul latin. Nella 24ª lezione si lavora sulla clave, si lavora su quello che è l'approccio sul latin ed è molto 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 importante, lo dico sempre e lo dimostro anche nelle mie lezioni, perché lavorare bene sul ritmo latin vuol dire anche gestire molto meglio dopo il funky, dopo tutta la musica, compresa poi anche lo swing, e cioè lavorare sull'idea della clave, riuscire ad impadronirsi bene della clave, come stare sul tempo nel gestire il basso sulla clave, ti permette poi di lavorare anche sugli altri generi. Quindi il latin è un genere estremamente importante per migliorare la tua fluidità, stare sul tempo in modo fluido. Questo latin che viene fatto, ci sono due linee di basso sul latin, che ne verrà scelta una sola delle due. In questo caso scelgo questa della lezione 24 e la eseguo esattamente uguale dall'inizio alla fine, proprio con la massima precisione. È piuttosto lunga, ripetitiva, ma è interessante perché voglio proprio la massima ciclicità di questo modo di suonare. Tocco rilassato, rilassatissimo e allo stesso tempo anche molto pieno, rotondo. Passo subito a realizzarla. Ah, no, guardiamo quelli che sono i parametri che vengono poi analizzati. Qui ci sono 10 punti in pratica. C'è lo stile delle variazioni, nel senso che farò delle piccole variazioni, ma non esagerate. L'approccio rilassato, il controllo dell'emotività, la fluidità ritmica, eccetera, eccetera, il rispetto delle diteggiature e tutto il resto. Quindi è molto importante questo, a 10 punti, proprio perché anche le linee di prima, come anche quelle dello swing, sono quelle che hanno più valore all'interno di tutto il corso. Ma è chiaro che funzionano perfettamente bene, cioè uno riesce a creare delle linee di basso molto efficaci se ha valorizzato bene e ha studiato bene tutto il lavoro precedente, cioè le ritmiche, l'ear training, la tecnica, le scale, le forme, eccetera. Qui andiamo a vedere il latin su questo ritmo latin. Ok, molto semplice, quindi mantenere quindi lo stesso ritmo di base, poi cambiare qualche piccola nota, una terza, una quinta, ma poche varianti. Quello che mi interessa è proprio l'omogeneità, che tu riesca ad essere molto omogeneo. Questa era la 15ª prova. La 16ª prova sarà dedicata allo swing. Ci vediamo nel prossimo video con la 16ª prova. Ciao!